un settore che va forte in Italia, è la moda, e si aprono spazi anche per le figure nuove in questo campo. La ripartenza post-Covid del settore tessile e abbigliamento ha superato tutte le attese, tanto che ora a mancare è la domanda in tema di occupazione, mentre l'offerta c'è, come dimostrano i numeri che parlano della necessità di arrivare fino a 94.000 assunzioni entro 4 anni. Perché, come ha sottolineato il presidente di Confindustria Moda Ercole Botto Poala, il mondo ha voglia di Made in Italy. Parole arrivate in apertura dei Fashion Talent Days, 3 giorni di evento online dove verranno illustrate le oltre 40 figure professionali ricercatissime oggi dal settore. Nei prossimi anni mancheranno dalle 60 alle 90.000 figure professionali nel settore moda, e per cercare di sopperire a questa mancanza dobbiamo investire. Dobbiamo investire noi imprese, devono investire le famiglie. È un'opportunità ovviamente per noi, perché significa avere dei giovani che possono portare competenze nuove, soprattutto le nuove competenze digitali. Quello che è emerso è che è sempre più fondamentale mettere in contatto le imprese con i più importanti istituti scolastici italiani e far capire alle nuove generazioni che nelle aziende non solo c'è possibilità di occupazione, ma anche di carriera e retribuzione adeguata. E in fabbrica, accanto alle figure tradizionali come addetti alle cuciture, meccanici di tessitura o designer, ora ci sono sempre più nuove occupazioni, come i manager dell'e-commerce, i digital analyst e gli esperti in sostenibilità, con la moda che cresce a doppia cifra. La sfida ora è formare e portare al più presto personale qualificato nei distretti del Made in Italy. Le aziende, più strutturate, si organizzano creando scuole interne. Per tutte deve essere un investimento sul futuro, pensando anche ad attrarre talenti con una visione nuova del mercato del lavoro.